Tutto ok, passate. Tutti gli oggetti di metallo nel vassoio. Scopo della vostra visita? Paziente da prelevare e da trasferire a Smith Grove. Siete in ritardo? Dovresti essere per strada. Eh sì, notte da lupi, eh? Già una favola. D'accordo, entrate, vi accompagno. Grazie. Torno subito. Ok. È la prima volta che venite, eh? E spero anche l'ultima. Non ci si abitua mai a queste facce. Mai. Oddio. Dio non ha niente a che fare con questo posto. Di qua. Sì, qua dentro la società scarica i suoi incubi peggiori. Ecco, quello che state per portare via. Solo a pensare a lui mi viene la pelle d'oca. 10 anni fa, la notte di Halloween, fece fuori 16 persone. Forse di più. Mentre andava in cerca della sorella per ucciderla. E a momenti ci riusciva. Per fortuna il suo dottore riuscì a impedirglielo. Già, gli sparò 6 volte. E poi gli diede fuoco. Per poco non bruciavano tutti e due. Eh sì, confesso che sono proprio contento che ve lo portiate via. Benvenuti all'inferno. Dottore? Sì? Quelli del trasferimento sono arrivati. Smith Grove? Sì. Sono il dottor Hoffman, amministratore sanitario. Piacere. È già pronto a quanto pare? Sì, può uscire. Chi firma per lui? Beh, io. È suo. Grazie. Controllalo. Pensavo di trovare il dottor Loomis. Michael Myers è ancora suo paziente. Se Loomis avesse letto il memorandum, l'avrebbe trovato. Fortunatamente il suo incarico è più formale che medico. E una volta che Myers sarà fuori di qui, la mia speranza è che si decida ad andare in pensione. Si trasferisca. O muoia. Qui è tutto ok. Si può caricare. Attenzione. Posso dire con sollievo che Michael Myers adesso è nelle vostre mani. Sì, capisco che sia felice di vederlo andare via. Fatto, siamo pronti. Allora andiamo. Notte, dottore. Non correte troppo. Il dottore ha parlato di parenti ancora vivi, mi sembra. Sì, una nipote che abita nella sua città. E allora? No, è troppo piccola per essere la sua custode legale. E così se le ha accollato lo Stato, fantastico. Sai, ancora non capisco. Jamie, sono 3:00 del mattino. Non riesco a dormire.
Sono quattro notti che dice la stessa cosa. Vuoi vincere il record? Alla tua età l'insonnia non è ammissibile. Mi vuoi bene, Rachel? Ma che cosa ti viene in mente? Certo che ti voglio bene. Come una sorella. Jamie, a volte... Come una vera sorella, Rachel. Lo sai, noi non siamo sorelle, Jamie. Ma questo non significa che io ti voglia meno bene, anzi. Invece sì. Lo so che ti mancano i tuoi genitori. Non è passato molto tempo. Ma come? Sono già 11 mesi. Tua madre mi faceva da babysitter quando avevo la tua età. Scommetto che non lo sapevi. Sei fortunata. Magari potesse farlo con me. Su, vieni, Jamie. Torniamo a letto. Anche tu, Sunday. Dormi bene e domattina colazione speciale, ok? Notte, notte. Andiamo, Sunday. Ciao, tesoro. Mi metto giù e dormo. Prego il Signore che conservi la mia anima. Se dovessi morire prima di svegliarmi, prego il Signore che prenda la mia anima. Dio, ti prego, benedici i signori Carter, benedici Rachel, benedici anche Sunday, benedici me, mammina e papà in cielo. Amen. Succede? Va tutto bene, tesoro. Basta, non piangere più. Hai fatto un brutto sogno, tutto qui. Smettila, tesoro, non piangere. Vieni qui, piccola. È tutto ok. Sta tranquilla adesso. È tutto finito. Ci siamo noi. Dai, facciamo chi arriva prima. Via! Accidenti, Darlene. Ce n'è una pulita nella lavanderia vicino ai pantaloni blu, pronto? Tesoro, ma anche questa cravatta è macchiata, non posso metterla. Mi scusi, signora Pierce. Non quella, Richard, dall'altra parte. Tutta lì la tua colazione, Rachel. Mamma, sono a dieta.
Vuoi un maialetto come figlia? Trovata! Mi scusi? Diceva che teme che Susan debba portare le grucce. Oh, ma che dice? Non è niente. La saluti e le dica di guarire presto. La mamma di Susan non può venire stasera. Perché? Susan si è rotta la caviglia ieri sera pattinando. Rachel, mamma, ti prego. Dovrai badare tu a Jamie questa sera. No, stasera no, ho un appuntamento con Brady e sai che è importante. Questa sera è più importante per tuo padre e per me. Trova qualcun altro, per favore. Non farei in tempo. E io cosa dovrei dire a Brady? Scusa, ma devo fare da babysitter alla mia sorella adottiva, va pure a divertirti da solo. Non è esattamente la fine del mondo, santo cielo. Certo che lo è. Credo che Brady stasera abbia intenzione di dichiararsi. Ma ora è tutto compromesso. Il fidanzamento, il matrimonio, i miei figli e i vostri nipoti vanno tutti all'aria perché devo fare da babysitter. Che gioia! Se non ci fossi io saresti libera. Mi dispiace molto, Rachel. Oh. Ma brava Rachel, quella bambina ha bisogno di tutto l'affetto che possiamo darle in questo momento e tu non pensi che a te stessa. Jamie. Scusami, piccola. Non avevo intenzione di offenderti. Posso uscire con Brady domani sera, non è poi così grave. Ma tu volevi uscire stasera, è colpa mia se non puoi. Beh, questa sera faremo qualcosa di meglio. Andremo in giro per le case. No, non mi va. È Halloween. Non ti va di metterti un costume che faccia paura e ricevere tante caramelle? Non è una buona idea? Che ne diresti se venissi a prenderti a scuola e andassimo a mangiare un bel gelato? Un gelato super grande? Super grande, ok. Ora facciamo colazione. Il dottor Quinn chiami il 7402. Il dottor Quinn chiami il 7402. Perché non sono stato avvertito? Di cosa? Lo sa perfettamente, dottor Hoffman. È stato lei a farlo portare via da qui. Mi risparmi il discorso. Ormai sono 10 anni che lo sento. Il fatto è che Michael Myers era un paziente federale e un detenuto federale, quindi soggetto alle leggi federali. Lei dimentica che non stiamo parlando di un prigioniero normale. Stiamo parlando della personificazione del male con due gambe. Ancora insiste con la sua teoria. Sa che giorno è oggi? Lo sa che data è? Ogni giorno mi guardo allo specchio e ogni giorno mi torna in mente. Mi guardi, Hoffman, di un'occhiata qua. Non voglio che si ripeta l'orrore di quella terribile notte. L'ho detto e lo ripeto, secondo me è lei che ha bisogno di curarsi il cervello. Sì, Hoffman. Ho capito. Ho capito, grazie. Pare che ci sia stato un incidente a sud di Mill Creek, vicino al ponte. Loomis! Loomis! In tanti anni di servizio una cosa così non l'avevo mai vista. Ehi, Peter, ascolta. È quello? Sì. Ah? Quando è successo? Durante la notte. Probabilmente si sono persi nella bufera e sono finiti nella scarpata. Succede. Un incidente? Sì, certo. Ma lei ci crede? E perché non dovrei? Quante persone erano nell'autoambulanza? 4 più Myers. Quanti corpi avete trovato? È difficile dirlo, erano maciullati. Loomis, lasci perdere. Ormai è finita. È riuscito. È scappato. Maledetto. Avete trovato altri corpi? No, ma continueremo a cercare. Non lo troverete. È stato lui a fare questo.
Adesso è già lontano. Come fa a dirlo? Potrebbe essere stato sbalzato fuori dall'ambulanza. Ho visto corpi finiti anche a 200 metri dal luogo dell'incidente. Ma poi, anche se per miracolo Michael fosse in qualche modo cosciente, i suoi muscoli sarebbero totalmente inutili. Dia ai poliziotti la possibilità di cercarlo. Vedo che non riesce a capire la gravità del problema. Quella parte di lui è morta già da diversi anni. E ora, dove vuole andare, Loomis? Asheville. È a 4 ore di macchina. Mi può raggiungere attraverso la polizia locale. Se non l'avete trovato in queste 4 ore, non vi preoccupate. Io sarò più fortunato. Salve ragazzi, era un po' di tempo che non ci sentivamo. Spero che abbiate notato la mia mancanza. Come avete sentito... Ehi, Gart, mi serve un bullone, passamelo per favore. Sì, sì, sono elettrizzato. Ora aspetto le vostre chiamate, ragazzi. Io sono qui, non dimenticatemi, mi raccomando. Ehi, Bill, è già arrivata la prima telefonata. Ah, sì? La passo. Bene, bravissimo. C'è nessuno? Ehi là! Siete? Non c'è nessuno qui? Rispondete! C'è qualcuno? Vi siete cacciati! Michael. Perché adesso? Hai aspettato 10 anni. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Non andare a Adfield. Se ti serve un'altra vittima, prendi me. Ma lascia quella gente in pace, ti prego. Ti prego, Michael. Maledetto. Michael!
Jamie, dov'è il tuo costume? Dov'è la tua maschera? O la porti già? Non ho bisogno di mettermi uno stupido costume. Certo, perché ogni giorno è Halloween a casa tua, vero Jamie? Perché tuo zio è l'uomo nero. Uomo nero, uomo nero, lo zio di Jamie è l'uomo nero. Ma la tua mamma non ti ha fatto un costume? Come poteva farglielo? Sua madre è morta. La mamma di Jamie è una mummia. Ragazzi, ora basta, ok? Piantatela. Jamie è un'orfana. Jamie è un'orfana. Basta, per favore, vi prego. Jamie è un'orfana. There it is, how we change ourselves. Come mai la tua mamma non ti ha fatto un costume? La sua mamma è morta. Jamie, che c'è? Non stai bene? Ti ricordi di Lindsay, vero? Ciao, Jamie. Sì, ciao. Sei pronta per un bel gelato? No, preferisco andare per le case, come tutti i bambini. Sei stata tu a dire che non volevi farlo. Al Vincent Drag c'è una liquidazione di costumi di Halloween. Lo so, Brady oggi fa lo straordinario fino alla sera. Allora puoi rivolgerti a lui per il costume. Non voglio sembrare invadente. Ma che invadente, buffone? Beh, è che non voglio andargli dietro. I ragazzi odiano le donne che gli fanno sentire il fiato sul collo per via del loro ego. Beh, tu non sei proprio un tipo del genere. Sì, ma lui non lo sa, potrebbe credermi disperata. Purtroppo, mia cara, tu sei disperata. Ma questo lo so io. Ufficialmente vai solo a comprare un costume per Jamie e nient'altro. Ah, non so che fare. Allora, vi lascio al Vincent Drag oppure al Dairy Queen? Jamie? Vincent Drag, però dopo posso mangiare il gelato. Così mi piace. Wade, perché non ti dai una mossa? Non farmi fretta, Brady. Una scelta del genere è importante. Beh, io parlo con i soldi e non con le stronzate come te. Raddoppia, Wade, e chiedile di uscire. Va bene, $10. Non ce la fa. Accetta. Ricordati che è la figlia dello sceriffo. Suo padre non mi fa paura. Fottiti, Wade. Tutti mascheri? Sì, certo. E com'è il tuo costume? Non lo so, me lo sto preparando mia madre. Vieni, andiamo a chiamare gli altri. Vieni, andiamo a chiamare gli altri. Sì, ok. Chiamami. Ok, ciao. Rachel. Che ci fai qui? Dovevo venire a prenderti. Jamie deve comprare un costume. Ah, certo. Allora andiamo al reparto, ci sono i più belli della città. Vieni, Rachel. Solo un secondo. Devo dirti una cosa. D'accordo, cosa c'è? Si tratta di questa sera. La babysitter dei miei genitori non viene. E allora? Allora Jamie devo guardarla io stasera. Te l'hanno detto poco fa? No, stamattina. Ah, lo sai da stamattina? Scusa, perché non me l'hai detto prima? Voglio dire, sono le 5. Che c'è? Ti stai arrabbiando? Ma no, Rachel, scusami, è solo che...
Posso venire da te dopo che Jamie è andata a dormire? I miei torneranno a casa presto. E allora? Non lo so, Brady. Ok, ci sentiamo più tardi. Lo so. Ma che sciocchezze. Forse qualche maschera ti ha spaventato. Per fortuna non ti sei tagliata. Vieni, andiamo a casa. Tutto bene? Sì, grazie. Da disbrigarsi, vecchio. Non posso aspettare il giorno del giudizio. Grazie. Reverendo Jackson P. Sayer della contea di Hume, lieto di fare la sua conoscenza. Dove è diretto, reverendo? Nel paese di Dio, la terra promessa. E lei dove va, signor? Lewis. Ah. Guai alla macchina? Sì, più o meno. Gli sta dando la caccia, vero? Sicuro gli sta dando la caccia, proprio come me. A cosa sta dando la caccia, reverendo? Apocalisse, Armageddon e fine del mondo. Ovunque sia, sempre una faccia e un nome. Sto dando la caccia a quel bastardo da anni senza risultati. L'ho quasi beccato un paio di volte. L'ho mancato per un soffio. È inutile, la dannazione non si può uccidere. Non muore come muore il comune mortale. Lo so bene, reverendo. Oh, allora non m'ero sbagliato a quanto pare. L'ho visto sulla sua faccia, là dietro, nella polvere. Lei non è stato più fortunato di me, se ho capito bene. Vuole qualcosa da bere? Ci riuniremo al fiume, ci riuniremo al bel fiume, ci riuniremo con i santi. Ok, Jamie, noi andiamo. Dov'è Rachel? Non lo so. Sono qui. Dammi la mano. Come stiamo? Stupendi come sempre. Per qualsiasi cosa, il numero dei Fallbrook è vicino al telefono. Lo so, e vicino c'è anche quello della polizia, dell'ospedale, dei pompieri e forse della Guardia Nazionale. Voglio che vi divertiate voi due, ma tu non devi fare più tardi delle 9:30. Corri a festeggiare la tua promozione, niente paternali, papà. Non fare la spiritosa, stasera si deciderà fra le vacanze alle Bermuda o 2 settimane con tua nonna a Cleveland. Scegliete bene. Ciao. Ciao, tesoro. Divertiti, papà. Rachel, posso andare a mettermi il costume? Sì, ma fa presto. Ok. Pronto? Non c'è Brady?
Non è ancora tornato dal lavoro? Ok. Quando rientra gli può dire di passare da me verso le 8. Sarò a casa per quell'ora. Sono Rachel. Ok. Arrivederci. Muoviti, Jamie! O non troverai più le caramelle! Andiamo, Jamie! Sono pronta, Rachel! Arrivo! Avevi tanta fretta! Eccomi, eccomi! Su, andiamo! Scusate, dovrei parlare con lo sceriffo Brackett. Allora dovrà fare 3.000 miglia a sud di qui. Cosa? Brackett è andato in pensione nell'81. Si è trasferito a San Pietroburgo. Oh, allora adesso chi è il nuovo sceriffo? Io. Ben Meeker. Oh, sceriffo Meeker. Piacere, sono il... Loomis, la gente qui intorno non ha dimenticato la sua faccia. Almeno non i poliziotti. Cosa la riporta qui dopo 10 anni? Michael Myers. È scappato da Ridgemont. È qui, a Haddonfield. È impossibile. Michael Myers è un invalido. Io le dico che è qui, sceriffo. Perché? Ecco, 10 anni fa ha tentato di uccidere Laurie Strode. Adesso vuole sua figlia. Lei sta parlando di Jamie Lloyd? Dovunque si trovi in questo momento, quella bambina è in grave pericolo. Myers era già rinchiuso prima che nascesse Jamie. Non ha mai avuto modo di vederla. 6 corpi, sceriffo! Ecco cosa ho visto io, fra qui e Ridgemont! Una stazione di servizio in fiamme. Le dico che Michael Myers è qui, proprio in questa città! È qui per uccidere quella bambina e chiunque altro cerchi di impedirglielo! Pierce, chiama la polizia a cavallo e fai fare un controllo. E nell'ipotesi che quello che lei dice sia vero... È vero, sceriffo! Va bene, va bene. Cosa possiamo fare per evitare la strage di 10 anni fa? Trovi la bambina e la porti in un posto sicuro. Chiami la stazione televisiva locale e dica di avvertire la gente di togliersi dalle strade e di chiudersi in casa. Sceriffo, non si riesce a parlare fuori città. Le linee sono interrotte. Ok, andiamo. Ma quella telefonata è urgente. Non si preoccupi, ci penserà lui. Andiamo a cercare la bambina. Grazie. Ciao. Jamie, aspettami. Com'è divertente, vieni. Andiamo in quella casa, dai, ragazzi. Mi dai del dolce? Oh, ma che grazioso piccolo clown. Vediamo cosa ho per te. Ecco qua, tesoro. Grazie. Prego, cara. Ti bastano? Neanche per sogno. Possiamo stare fuori tutta la notte? Scordatelo, ragazzina. Dobbiamo essere a casa per le 8. Muoviti. No, dai. Quel costume da clown è molto bello. Davvero? Sì. Ehi, vuoi venire con noi, Jamie? Puoi andare. Vieni. Dai, su, forza. Ci dai i dolcetti? Ciao, Rachel. Ciao. Ecco qui, mostriciatto. A te. Grazie. Al piccolo clown. Grazie. E anche a te. Dai, andiamo. Ciao. Ciao. Rachel. Ciao. Rachel. Brady, che c'è? Scusa un secondo. Rachel, ti devo spiegare. Scusami. Senti, non è come pensi tu. Non mi devi nessuna spiegazione, Brady. Non è necessario. Rachel, vuoi fermarti un momento? Lasciami in pace e facciamola finita. No, tu non capisci. Avevi mandato all'aria il nostro appuntamento e... E così ti sei subito consolato. Credevo che fossi diverso dagli altri. Sono diverso, solo che...
Ero arrabbiato con te, tutto qui. Ah, davvero? Allora torna dalla tua amichetta, tutta a fuoco. Rachel! Jamie! Brady? Allora, ti decidi a rientrare? Jamie! Jamie! Brava Rachel. Adesso che faccio? Per ordine dello sceriffo, tutti i cittadini di Adamfield devono sgombrare le strade al più presto. Tutti i negozi devono chiudere appena possibile. Volete stare zitti un minuto, per favore? Fate silenzio! Scusateci per questa interruzione. Ora manderemo in onda il film Provincia Maliziosa, come da precedente programmazione. Già, è strano. Se i marziani atterrassero sui gradini di casa sua, ben al massimo sputerebbe per terra. Chi stai chiamando? Chiamo la centrale. E non smetterò senza una buona ragione. E allora? Non risponde. Andiamo a vedere. Jackie, dai tu un momento alla cassa. D'accordo. Dai, venite con noi. Andiamo da Ben, non è possibile che non risponda nessuno a una centrale di polizia. Vediamo lo sceriffo. Monta sul mio portone. Dai, metti moto. Novità? È stato qui. Come fa a saperlo? Questa storia comincia a farmi paura. Beh, almeno non sono il solo. Logan, voglio che resti qui nel caso che la famiglia ritorni. D'accordo, Ben. Mi raccomando, fai attenzione. Sì, non c'è problema. Ehi tu, questa è proprietà del comune, non si può entrare. Ma fai finta di non capire. Non tentare quella stronzata di Halloween con me. Va bene? Allora vado subito a chiamare la polizia, ok? Non pensare di andartene perché è inutile. Avanti bambini, montate tutto in macchina, subito. Su, svelti, salite. Thank you.
Michael, sei tu? Sei tu? Jamie? Jamie? Jamie! Jamie! Chiunque tu sia, ha un grosso cane feroce con me e morde! Jamie! Ma dove ti sei cacciata? Non t'azzardare mai più ad andare in giro da sola di notte, hai capito? Rachel, Jamie, grazie a Dio. Ma che succede? Montate in macchina. Avanti, su, presto. È lui? Mi risponda. Sì, è lui. Loomis. Ci fate ancora fuori? C'è il coprifuoco! Se vi becco un'altra volta vi sbatto al fresco per qualche giorno! Tutto bene, Loomis? Sì. Venga, andiamo alla centrale. Portiamo al sicuro le ragazze. Non è niente. È tutto. Qui 132, rispondi, Pierce. Pierce, rispondi. Tanto che non si siano arresi senza combattere. Perché no? Quando non sa chi è il nemico. Come può un uomo fare questo, una cosa così orribile? Non è un uomo. E cos'è allora? Me lo dica. Chi abbiamo di fronte? Il male. Ah, eccolo sceriffo. Si può sapere che sta succedendo? Non vi preoccupate, lasciate fare alla polizia, tornate a casa. Dov'è la polizia? Ha ragione, non risponde neanche al telefono. Abbiamo sentito. Non ho né tempo né voglia di discutere, tornate subito a casa dalle vostre famiglie. Abbiamo diritto a una spiegazione. Io lo so. È stato Michael Myers. È tornato per uccidere. Dammi retta, Earl. Lascia fare a noi, è meglio. Già, come l'ultima volta? Quanta gente è rimasta uccisa allora? Quanti bambini? Al perse suo figlio 10 anni fa. Stavolta non succederà, ben, me ne occuperò a modo mio.
gli friggeremo il culo. Andiamo con te, andiamo. Figlio di puttana, vuole incitare questa brava gente alla rovina? Ha una forza di polizia, forse? Questi uomini sono l'unica difesa di cui lei dispone. Diamo la caccia a quel bastardo! Che Dio ci aiuti. Uno 32, qui 1:34, passo. 1:32, ti ascolto. Sceriffo, ho appena saputo della centrale. Vai a casa mia, chiameremo la polizia di stato da lì. Ci sarò fra 5 minuti. In casa. Come fai a dire che non ci perché sono? Perché le luci sono spente. Dovevano essere di ritorno per le 9, sono appena passate. Chiamiamo forse... i vigili del fuoco. Ma che dici, sei matta? Bambine! Rachel, Jamie! Eccolo! Ho visto la sua faccia. Laggiù, va! Tra quei cespugli. Andiamo. Oh no, Cristo. È Ted Hollister. Sei un gran figlio di puttana. Avevi detto che era Myers. Preferisco stare qui. Oh, sembra di stare in paradiso. Che facciamo? Se ti trova così ti spella vivo. Cosa? Presto, vestiti e sparisci. Ah, sì, sì, sì. Sbrigati. Sì, sì, vado. Dai. Dov'è Logan? Sarà qui a minuti. Rachel, porta tua sorella di sopra, alla prima porta a destra. Ma papà, che succede? Kelly, chiudi subito le finestre del piano terra. Perché? Tu fallo. Dov'è la radio? Oltre la cucina, vicino alle scale del seminterrato. Brady, sai usare un fucile? Sì, signore. Pensi di farcela con questo? Sì, ma vuole spiegarmi che... Ora non c'è tempo. Hai il tuo fucile a canna corta? Il portabagagli. Va a prenderlo. Tieni questi. Qui c'è un martello e dei chiodi lunghi. Va su in soffitta e inchiodala in modo tale che nessuno possa entrare. D'accordo, ma se c'è pericolo devo avvertire i miei genitori. Prima fai quello che ti dico. Ah, senti,
Se ti becco a palpeggiare mia figlia, ti sparo io con quel fucile. Sono stato chiaro? Chiodo le persiane dall'esterno. Perché? Dobbiamo assicurarci che nessuno entri. Non è un po' esagerato tutto questo? Se avessi visto la centrale di polizia non parleresti così. Tutto bene? Sì, ora va meglio. Ma che è successo? Michael Myers. E chi è? 10 anni fa, ricordi? Halloween. È lo zio di Jamie. Allora i miei compagni di scuola avevano ragione. Io vado di sopra, in soffitta. Me l'ha detto lo sceriffo. Le finestre sono a posto, papà. Bene. Tu, Logan, resta qui accanto alla porta d'ingresso, ok? Mm-hmm. Questa è la chiave di sicurezza. Ora siamo al sicuro. Ho messo il lucchetto alla porta. Questo è l'unico passaggio per entrare o uscire dalla casa. Tutto chiaro? Chiarissimo, Ben. Perché non ci prepari un buon caffè? Ah, sì, certo. Accidenti! Che c'è? C'è qualcuno? Pensi che finirà presto questa storia, Rachel? Ma certo, prestissimo. Cerca di dormire. Come funziona? A batterie. Volevo installare un gruppo elettrogeno per la casa. Avrei dovuto pensarci prima. 3790 Adenfield, che trasmette sulla frequenza di emergenza della Polizia di Stato. Mi sentite? Rispondete, c'è qualcuno all'ascolto? Maledizione. Tutto bene?
Jamie si è addormentata. Quando potremo tornare a casa? Stiamo aspettando la polizia di Stato. Poi saremo liberi. Non preoccuparti. Ci sto provando. Ancora un po' di pazienza. Sento qualcuno. Sono Frank Bright da Tuckerville. Avete un'emergenza? Passo. Cristo, finalmente. Sono Ben Meeker, lo sceriffo di Haddonfield. I telefoni e le linee elettriche sono interrotte e c'è un assassino che circola per le nostre strade. Michael Myers. Cos'è? Uno scherzo di Halloween? Purtroppo non è uno scherzo. Ci servono i poliziotti a cavallo e subito. Va bene, aspetti che li avverto subito. Resti in linea. Mi servono delle informazioni. D'accordo, ma fa presto. Rachel, tua sorella sta bene? Sì, grazie. Perfetto. Lo sceriffo ha chiesto aiuto via radio. Saranno qui presto. Che notte, ragazzi. E non è finita. Dove va? Vado a casa dei Carter. È lì che abita Jamie ed è lì che lui andrà di sicuro. Lasci fare alla polizia, dottore. La polizia non saprà come fermarlo, gliel'assicuro. Lei invece sì? Nessuno lo sa, Logan, ma io devo tentare a tutti i costi. Devo tentare, almeno. Stai cercando questa? Io non sapevo di te, Brady. D'accordo, Rachel? Lo sapevi. Solo che te ne fregavi. Intanto non è sposato. E poi, se permetti, ho il diritto di fare quello che mi pare. Vuoi dire quello che sai fare meglio? Informati su quello che vogliono gli uomini, Rachel. Oppure Brady non sarà l'ultimo uomo che perdi per un'altra donna. Questo è il tuo caffè. Trahelm e Gateway hanno sparato a Ted Hollister per errore. È morto? Purtroppo sì, è morto. Cristo, anche questa. C'è Earl Ford lì fuori? Sono Ben Meeker. Rispondete, maledizione. Sceriffo, riuscirà ad arrestare questo assassino? Faccio un salto da Weedy a dare un'occhiata. Almeno là spero di trovare qualcuno. Rachel, tu resta accanto alla radio. La polizia di Stato ci avvertirà sicuramente prima di arrivare. E quando lo farà, tu chiama Logan. Va bene. Mi raccomando, è importante. Uh-huh. Venite a prendermi fra 10 minuti. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Sai dove è finito Earl? No, non si fa sentire da più di un'ora. Vado a dare un'occhiata in giro. Tornerò prima dell'arrivo della polizia. Sarebbe meglio che li aspettassi qui. In città sta circolando troppa birra e troppi fucili disponibili. Vuoi che ammazzino qualcun altro? Magari una donna. Devo impedire che accada. Ti andrebbe un po' di caffè caldo? È una bella scocciatura stare così, eh? Se almeno avessero riparato la luce, potremmo vedere la televisione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Thank you.
Haddonfield, mi sentite? Tra 5 minuti partiranno le nostre auto. Entro mezz'ora saranno lì. Passo. È fantastico. Siamo molto stanchi. Fra poco sarà finita. Passo. Ok, passo e chiudo. Ho buone notizie, Logan. Signor Logan. Jamie. No, dobbiamo cercare di uscire subito di qui. No, forza. Devo trovare Jamie. Guarda. Avrà ucciso anche lei. Sono sicura di no. Jamie. C'è un'altra chiave. Non lo so. Togliti, ci penso io. Ah, merda, è ghiacciaio, è ghiacciaio. E allora cosa vuol dire? Che siamo intrappolati qui dentro. Raquel! Brady! Brady! State indietro! Spara, accidenti! Cristo! Brady, vieni con noi! Mantenetevi! Brady! Cercate di ripararvi da qualche parte! Brady! Raquel, salite di sopra! Vieni su con noi! Andate! Brady! Brady! Fuggite! Scappiamo, raga, no! Ora! No! No! Torniamo di qua. Siamo in trappola. Jamie, sta giù. Raquel! Sta giù, ti dico. Montami sulle spalle, presto. Forza! Reggiti a me! Tienti stretta! Thank you.
Devi calarti giù per il cammino, Jenny! Ho paura! Devi farlo, basta! Che fai? Non preoccuparti, andrà tutto bene, ok? No, Frank, non la porta è sicura. Muoviti, lasciati andare. Non ci riesco. Ti raggoglio, sta tranquilla. Ti tengo io, non aver paura. Cosa fai qui fuori da sola? Voglio tornare a casa, sono tutti morti. No, a casa non è possibile, ci sono appena stato. È il primo posto dove ti cercherà. E dimmi, dov'è la tua scuola? Jenny, dov'è la tua scuola? Per favore, dimmi dov'è. È laggiù. Vieni, vieni. Lì saremo al sicuro. Vieni. Non ti preoccupare, tra poco sentiremo le sirene della polizia. Ti vengono a salvare? Sì. Lei però non ci crede, vero? No. Ha ha ha!
scuola, avanti, ferma! Che succede qui? Abbiamo sentito l'allarme. È dentro. Dentro dove? Nella scuola. Ammazziamolo quel bastardo. No, uccidere anche voi. Dobbiamo fuggire, Dad. La polizia sta arrivando. Lasciamo che ci pensino loro. La ragazza ha ragione. Io sono d'accordo con lei. Andiamo via di qua. Avete visto com'è ridotta la centrale di polizia? Che ci pensino loro. Sono pagati per questo, no? Giusto. Ah, diavolo, avete ragione. Andiamo via. Comunicazione urgente da fare. Ho Rachel Carter e la sorella con me. Le porto fuori città. Prendo la statale. La polizia sta arrivando. Avete sentito? Abbiamo sentito. Bene, chiudo. Sentite? Eccoli finalmente. State lasciando Haddonfield? Sì, Myers è nella scuola, portiamo le ragazze al sicuro. Ok, c'è una nostra centrale sussidiaria a 4 miglia sull'autostrada, vedrete i cartelli segnaletici. I nostri agenti sono in servizio, si prenderanno cura di voi. Grazie. Su, andrà tutto bene.
Tu resta nel furgone e non ti muovere. Sceriffo! Sceriffo, l'abbiamo uccisa! Calmati, calmati, stai bene? Ne sei sicura? Sì! Dov'è Jamie? Jamie! Vieni via! Non toccarlo, Jamie! Sta giù! Finalmente. È finita. Sì. Michael Myers è all'inferno. Sepolto. Quello è il suo posto. Queste bambine non potranno dimenticarlo mai. Sono sopravvissute a questa prova. Sopravviveranno al suo ricordo. Porto Jamie di sopra. Voi restate con Rachel. Andiamo, tesoro. No! No!